Parinello assente, Marchese presente, Lucisano presente, Adornetto assente, Monaco, Sandonocito, Foti, Rapisarda, Santa Paola, Arena, Riolo, Vitrano, Galasso, Caruso, Licciardello, La Spina, Marchese presente, Tenerello, Scaletta, Nicotra, Basile, Vittorio, Buzzanga, Orlando, Rosso, Zanghi, Puglisi, Giaccone, Marchese Domenico, 18 presenti, la seduta è valida, i vigili urbani eventualmente a inizio di seduta potete anche accomodarvi. Ma c'è bisogno che lo nominiamo il scrutinatore? Nominiamo gli scrutinatori. Foti non ha to. Foti non ha to, chi stai? Ho fatto, non ha to. La pellina non ha to. Io avevo 20 anni che l'avevo. Foti, Sant'Anocito e... No, Foti, Basile e Santa Paola. Ma il maresciallo non attacca tutti. Allora, l'ordine del giorno di oggi... Un attimino, l'ordine del giorno, problematica servizio integrato rifiuti con criticità emerse. È stato richiesto un consiglio straordinario da 7 consiglieri. Ci sono Caruso Serafino, che è il capo di firmatario, Vittorio, Adornetto, Galasso, Foti, Aldo, Parinello e Marco e Corsario. Questi signori, per favore un attimino che sto, per favore un attimino, e se nessuno chiede la parola c'è il primo firmatario, prego, consigliere Caruso. Non me l'aveva chiesto la parola. Se deve dare una comunicazione, sì, il consigliere. Prego, prego, vicepresidente, so quello che devo fare, non si. La ringrazio, già ce l'ho detto io. Prego, consigliere Caruso. Grazie signor Presidente, assessori, colleghi consiglieri, gentile pubblico. Sono il primo firmatario, ma ritengo che la problematica che stasera ci accingiamo a trattare in questo consiglio comunale debba preoccuparci tutti a prescindere da appartenenze e da vecchie logiche partitiche. La criticità del sistema dei rifiuti purtroppo ritengo sia arrivata a un punto di non ritorno, e quando parlo di sistema integrato lo faccio a 360 gradi. Ringrazio per la sua presenza l'assessore Vecchio e approfittando della sua presenza non posso non notare alcune cose. Innanzitutto che questa amministrazione da 2 anni a questa parte, per quanto riguarda proprio la vicenda dei rifiuti, si è contraddistinta esclusivamente per annunci, per comunicati, cui molto, molto raramente sono seguiti dei fatti concreti. Non lo dico io, basta farsi un giro per il paese,
credo che da una dozzina d'anni a questa parte è il momento peggiore per quanto riguarda la pulizia del Paese. Stasera non c'è un tribunale del popolo che deve giudicare qualcuno o alcuno, perché quando qualcosa non va, quando i nostri ragazzi sono costretti a giocare in ambienti non puliti, quando tutte le nostre aiuole sono in condizioni a dir poco pietose, certamente è lo stesso vivere e la stessa convivenza civile che ne soffre. Le cause sono tante, però non si può non partire da quello che personalmente ritengo essere un andamento amministrativo, una conduzione dell'assessorato a dir poco fallimentare. Vengo e mi spiego in alcuni passaggi che altre volte ho ripreso. Ci eravamo lasciati 8 mesi fa con l'assessore Vecchio in 8a commissione, ero lì presente in qualità di capogruppo, quando le fecimo notare che, nonostante i vari appelli della stessa commissione, il progetto Aro era passato sopra la testa dei consiglieri comunali, nella fattispecie dei componenti dell'8a commissione competente per materia, salvo poi la brutta figura che allora l'assessorato fece di dover in fretta e in furia rifare tutto il percorso di entrata nell'Aro. Allora si disse perché erano cambiate le norme regionali nel dicembre del 2013, cosa assolutamente non vera, perché la legge regionale che ha istituito l'Aro, la legge 9 del 2010, era vecchia di 3 anni. Come se non bastasse, in questa sede di consiglio comunale, ricordo ancora davanti a me la faccia stralunata dell'assessore Vecchio quando apprende, lei che parte in causa, che un accordo del 2012 fa sì che i risparmi che derivano da un minor conferimento in discarica grazie alla differenziata che aumenta, altro non è che un premio che si dà al titolare della discarica. Ma non è finita qua. I latini dicevano repetita iuvant, ma in questo caso probabilmente non giova a nessuno, perché fra 3 giorni, mister Bianco cambia, così come abbiamo appreso dai manifesti, cambia tutto, ma ancora una volta e per l'ennesima volta denotando assolutamente scarso senso istituzionale di rispetto nei confronti prima dell'8a commissione deputata per materia e poi del Consiglio tutto, mi si dice, e non ho motivo di non credere ai componenti dell'8a commissione, che su questo nuovo bando di gara che si è aggiudicato alla ditta che dal 1 luglio offrirà il servizio ai cittadini non si sa nulla. Quindi non si sanno quali sono gli estremi, non si sanno quali servizi la nuova ditta dove andrà ad espletare, salvo poi ricordarci che fra meno di un mese questo stesso consiglio, a partire da quella stessa commissione, dovrà approvare un piano tariffario, dovrà approvare un piano finanziario, di cui purtroppo al momento, e siamo alla vigilia di questo nuovo servizio, non si sa nulla. Quindi diciamo che errare è umano, perseverare purtroppo diventa assolutamente diabolico. Le ultime due cose che contesto a questa gestione per me fallimentare di un assessorato molto ma molto importante, quale quello della gestione dei rifiuti, sono dei nostri giorni. Leggo che l'amministrazione comunale presenta ricorso al TAR contro la nomina di questo ennesimo apparato elefantiaco di 23 componenti delle nuove SRR, e non vi nascondo che quando ho letto questo comunicato pensavo al fuggi fuggi dei miei colleghi, soprattutto di maggioranza, quando quella famosa sera la panacea di tutti i mali doveva essere l'approvazione di entrare immediatamente nelle SRR perché le ATO avevano fallito. Oggi leggo che le SRR altro non sono che le ATO chiamate in un altro nome. Quindi, amici miei, ci dobbiamo un po' mettere d'accordo, anche perché ricordo ancora perfettamente quando il nostro primo cittadino, all'indomani della mancata elezione all'interno del Consiglio di amministrazione delle SRR, parlò di vecchia logica partitica che continua. Probabilmente è così. Personalmente ritengo che un ente che si deve occupare solamente di coordinamento
sia spropositato questo enorme numero di componenti, 23 sembra elefantiaco, però voglio dire, ci dovremmo un po' mettere d'accordo se era la panacea oppure il male continua sotto mentita spoglia. La seconda parte del mio brevissimo intervento, poi chiaramente ascolterò con molta attenzione sia la replica dell'assessore che del sindaco, salvo poi se ci sono gli estremi ricambiare e replicare laddove non dovessi essere d'accordo, e di stridente attualità. Leggo con molto dispiacere alcune settimane fa quello che ritengo essere l'ultima cosa che avrei voluto leggere, sindaco, sulla pagina di un giornale. Si accusano gli operatori ecologici di Mister Bianco di boicottare, era questa la parola cardine di quell'articolo, la raccolta dei rifiuti, e si accusa la ditta di essere quasi la mandante di tutto questo. Faccio un passo indietro. Questo lo dico perché secondo me si mente sapendo di mentire, perché se ci sono delle prove che operatori ecologici nell'espletamento del proprio servizio interrompono in maniera volontaria, ci sono altri strumenti per fare questo. Ma mettere in maniera volontaria gli operatori ecologici contro una comunità inviperita perché già qualcos'altro non funziona e su cui non c'entra solamente gli operatori ecologici, io non ci sto. È dall'inizio del mese di maggio che l'amministrazione comunale è a conoscenza che il nuovo centro di compostaggio non accetta più rifiuti come avveniva prima, cioè nelle buste normali. Un comunicato non è stato fatto, un manifesto pubblico non è stato fatto, la gente chiaramente inconsapevolmente continuava a fare quello che faceva prima perché nessuno aveva loro avvisato che il nuovo centro di compostaggio deputato a raccogliere i rifiuti non accettava più quelle buste, si è creato il caos. Su una situazione già così difficile, andare a scrivere quello che si è scritto altro non ha fatto che buttare benzina sul fuoco, e noi sappiamo che in questo momento, per ovvi motivi, questa nostra società fortissima di stridente contraddizioni e di disagio, di tutto ha bisogno tranne che di questa guerra tra l'altro dichiarata in maniera chiaramente palese dal nostro primo cittadino, quando nel famoso ormai consiglio comunale del 5 giugno dichiara testualmente, a proposito del nuovo servizio, che molti autisti avrebbero dovuto cambiare qualifica, magari che a Muniz arriva a 3 mesi, a rete non si torna. È una dichiarazione di guerra, cui seguirà in maniera molto coerente questo articolo sul giornale, per cui ci siamo quasi costretti, proprio per i motivi che dicevo prima, che fra 3 giorni parte un nuovo servizio di cui nessuno è a conoscenza, e di questo che ha reso impossibile la vita agli operatori ecologici, che erano ormai additati dalla gente come se fossero i problemi dei problemi, abbiamo chiesto questo consiglio straordinario per 2 motivi. Uno, perché vorremmo sapere questo nuovo capitolato d'appalto come funziona, visto che fra qualche giorno dovremmo approvarne le tariffe. E secondo, se ci permettete, e non c'è né demagogia né strumentalizzazione, si sono dette di tutti i colori, chi ha voluto questo consiglio comunale l'ha voluto semplicemente per un motivo, quello di ridare la dignità degli operatori ecologici, che sono gli stessi, e la ditta è la stessa, che per 2 anni, e sono parole vostre, cioè degli amministratori, adesso finalmente si fa il vero porta a porta, adesso grazie a noi si è arrivato al 60%, ma non sono gli stessi operatori ecologici che vi hanno permesso di arrivare al 60%, ma non è la stessa ditta che vi ha fornito secchielli, bustine, quindi c'è qualcuno che mente sapendo di mentire. Ecco perché il motivo di questo consiglio straordinario: ridiamo a questi lavoratori un minimo di sicurezza e soprattutto permettiamo loro di lavorare con la massima serenità, così come hanno fatto e grazie ai quali siamo arrivati al 60%, poi se c'è da arrivare al 70%, all'80%, noi saremo i primi a essere contenti, a collaborare e a dare seguito ai manifesti. Però diciamo una volta per tutte dove sta la verità: noi siamo qui con la massima serenità. Ognuno si assume le responsabilità di quello che dice, spero che in futuro non si usino i mezzi di propaganda per dichiarare guerra a qualcuno, anche perché siamo onestamente alla guerra dei poveri, per cui alla fine perdiamo tutti.
Grazie Presidente. Prego, consigliere Caruso. Grazie consigliere Caruso. Non ci sono altri interventi? Prego, consigliere Foti. Non è che non ci sono altri interventi, noi riteniamo che il consigliere e collega Caruso ha presentato la motivazione della richiesta del consiglio straordinario. È giusto che la parola adesso passi all'amministrazione e poi. Non visto che non ci sono, se non ci sono interventi io la replica la do solo al consigliere Caruso. La replica la do solo al consigliere Caruso, perché lei me la sta manifestando. Io la replica non ce la posso dare a lei se non parla. Parli. Non siamo in un momento di interrogazione di appello. Ma non siamo, infatti. Straordinario che ha una sua motivazione. Ma io se non ci sono più. Se un consigliere ha qualcosa da chiedere o da precisare all'amministrazione successivamente a quello che l'amministrazione va a dire successivamente, non può lei negare la possibilità di chiedere un'informazione o un chiarimento Allora ascolti, lei ha dato mandato al consigliere Caruso di esprimersi e di parlare. E di parlare anche al suo nome. E di parlare anche al suo nome. Il primo firmatario dell'ordine del giorno. Esatto, il primo firmatario. Ora lei è il secondo firmatario, gli altri non c'è nessuno. Non so per quale motivo. Allora, se lei vuole parlare, continui. Se si vuole prendere un altro applauso, se lo può prendere, però dica le sue parole, che poi eventualmente io la faccio replicare. Come faccio? Sono stato democratico e aperto. Se lei vuole parlare, se non vuole parlare, dopo la replica, come è andato mandato al consigliere Caruso, il consigliere Caruso sa quello che deve dire anche a suo nome, perché ha firmato anche lei. Quindi, consigliere, il regolamento parla chiaro. Mi sembra che posso continuare. Prego. Allora, io non vado in cerca di applausi, se no avrei fatto l'attore, prima di tutto. Io sono qua perché No, l'applauso si scelta lei, come fa sempre che lei fa sceneggiati, signor Sindaco, perché lei Maria. Per favore, consigliere Foti, per favore, grazie. Non c'è nessuno che fa qualche intervento, poi eventualmente dopo ne parliamo. Dopo casomai poi ne parliamo. Perché lei ha visto che la sua maggioranza oggi, se eravate, e non me lo posso dire io perché sono il presidente non posso parlare, io devo mantenere gli animi calmi e lei non provi che io mantengo gli animi calmi. Prego consigliere Russo e dopo, io non devo dire altro, non sono tarantolato, io lei mi provoca, io ce l'ho a dire che lei non può parlare tranne che fa l'intervento. Prego consigliere Russo. Presidente, grazie, buonasera a tutti. A me Presidente dispiace, devo dire, che i cittadini spendono questi soldi questa sera in questo Consiglio Comunale e mi trovo qua. Abbasso un pochettino perché sennò. Mi trovo qua sette firmatari, di cui in aula, con tanto onore, vedo soltanto il firmatario Foti e il Serafino Caruso. Non vedo il consigliere Parrinello, non vedo il consigliere Galasso. Non vedo la consigliera Vittoria, cioè non lo so, scusate. Allora, fallo parlare per favore, nessuno l'ha disturbato. Cassaro, se chiedete un consiglio straordinario e facciamo spendere soldi ai cittadini, abbiate la bontà di venire in aula, no? Che vi presentate in cinque, giusto? E vi dobbiamo tenere la maggioranza a voi che avete chiesto un consiglio straordinario. Avete a me. Per favore, consigliere Foti. Rinunciare al gettone di presenza, tra l'altro, dovreste avere anche questa bontà. Poi sul fatto di disquisire su quello che ha detto il consigliere Caruso, c'è l'amministrazione che risponderà su tutte le cose, però devo dire non dobbiamo fare spendere ai cittadini questi soldi così inutilmente, se no vi fate i comizi in piazza. Grazie. Bravo. Grazie consigliere. Prego consigliere Licciardello. Signor Presidente, colleghi consiglieri, signor Sindaco, io stasera mi trovo qua per discutere un qualcosa che penso che sia qualcosa che devono discutere i sindacati e non discutere noi. Perché sugli operatori io non c'ho niente da dire e si dovrebbero pensare i sindacati ci sono due varie. Poi quando riguarda altre cose che non c'entrano gli operatori possiamo discutere. Però mi pare inutile questo consiglio comunale fatto per discutere il lavoro effettuato degli operatori. Nessuno sta discutendo qua. Presidente, per favore, la butto fuori. Per favore, signori, dall'aula, se no sono costretto a farvi allontanare dall'aula.
Per favore, grazie. Sì, qua non stiamo diffamando nessuno. Io se ho qualcosa da dire la vado a dire all'azienda, non mi rivolgo ai dipendenti. Questo è quello che perché non vado a discutere come opera un dipendente. Poi quando riguarda le altre cose non c'è niente da dire all'amministrazione e niente da rimproverare. Come è stato fatto il servizio, si è arrivato grazie a questa amministrazione al 60-65% di differenziata, che penso che non sia inutile. Poi se ci sono qualche altra cosa, adesso qui c'è il sindaco, risponderà. Io presidente, poi casomai si riserva di rispondere dopo. Prego, consigliere Basile, facoltà di parlare. Grazie presidente, signor sindaco, signor assessore, colleghi consiglieri, signore del pubblico. Io intanto desidero invitare il segretario a non computarmi questo gettone di presenza. Io rinuncio al gettone di presenza di questa sera. Poi vorrei dire che in questo consiglio comunale non ci sono paladini difensori degli operatori ecologici e non ci sono avversari. Noi siamo con i lavoratori che lavorano, siamo io personalmente, per favore dell'aula, come consigliere sono con le persone oneste che lavorano. Sicuramente ci sarà qualche mela marcia, come in tutti i posti può succedere che c'è quello che lavora di meno, quello che non vuole lavorare, ma per questo io non credo che... Ho molti amici fra gli operatori ecologici, persone che conosco e che stimo, e quindi io non sono dall'altra parte della barricata, io sono con gli operai, con i lavoratori. Quindi qua dentro stasera non vogliamo strumentalizzare questo consiglio comunale per difendere gli uni o gli altri. Si voleva chiarire qualche cosa, dovrebbe essere un consiglio comunale in cui si debbano chiarire alcuni aspetti, perché quando tante volte non si parla assieme, non c'è il dialogo, possono sorgere dei malintesi. Per cui questo consiglio comunale è stato fatto apposta per chiarire questi aspetti. Pertanto io esprimo tutta la mia solidarietà ai lavoratori dell'Oikos. E finisco qui e poi mi dispiace. Grazie, consigliere Basile. Grazie. Prego, consigliere Giaccone. Presidente, signor sindaco, assessore, colleghi consiglieri, io prendo questa sera la relazione che c'era nell'ordine del giorno, perché io non conoscevo, perché se io vado a leggere l'ordine del giorno è chiaro che non capivo l'ordine del giorno e che cosa doveva stasera andare a discutere, io non l'ho capito. Grazie ora a lei che stasera veramente ha illustrato l'ordine del giorno, qual era la discussione che dovevamo fare noi questa sera qua, perché all'interno di quest'ordine del giorno, comprese le sette firme, come dice il consigliere, che effettivamente siete solamente in due, ma dovete essere in sette, perché presentato inoltre un consiglio straordinario, se almeno se abbia la bontà di essere tutte e sette qua dentro. Non dico sette, ma qualcuno sfugge, qualcuno se ne va, ma comunque per me questo non interessa. Io vi posso dire solamente una cosa, non conoscevo niente, ma circa mezz'ora fa ho parlato con qualcuno di questi operatori ecologici che ci sono e ho capito qual era la situazione. La situazione è scaturita da questo consiglio comunale 20 giorni fa, quando tutti quanti ci siamo ribellati, compreso io il primo, a dire perché ci stanno lasciando i sacchetti dietro la porta, perché non viene raccolta la spazzatura, perché non vengono raccolti questi sacchetti. Beh, diciamo che un po' di colpa ce l'hanno anche i nostri concittadini, però stasera vengo a soprattutto ce l'hanno i nostri concittadini, perché ancora non si sono educati, non hanno capito come si deve fare la differenziata, al di fuori che il sindaco può fare mille volte, manifesti, non manifesti, come si deve fare? Purtroppo noi non la facciamo. Stasera vengo a conoscenza. Il problema erano quelle due lettere, quelle due missive che sono state lette nel giornale di Sicilia, quella del sindaco e la seconda, l'indomani, che non capisco chi la scrive. Scrive Fatuzzo, ma non so chi invia quelle cose. Almeno chi scrive deve avere il coraggio di dire sono io che scrivo. Per favore, signori dall'aula, il signore vigile, per favore, eventualmente l'accompagnate fuori dall'aula.
Noi non accettiamo provocazioni, per favore. Siamo un consiglio democratico e libero. Lei non ne ha il diritto di parlare. Per favore, non mi costringa a fare quello che io non voglio fare, perché è giusto che il consiglio sia pubblico ed è giusto che ascoltate. Grazie. Lei è una ragazza intelligente. Mi faccia questa cortesia. Grazie. Allora, io sulla prima c'è un passaggio che anche a me dispiace dire quelle cose. Stasera mi hanno detto alcuni di questi operatori ecologici, mi hanno spiegato che cosa è successo. Vero è che il dottor Di Guardo là dice che denunzia l'OICOS per quanto riguarda la raccolta come è avvenuta, però che cosa è successo? Che di tutto questo l'OICOS ora si avvale verso il dipendente comunale, quindi denuncia il dipendente comunale e l'operatore ecologico, e quindi questi signori sono costretti oggi ad andarsi a fare tutelare e a prendersi un avvocato perché si devono fare tutelare. E a me tutto questo dispiace, perché quelli sono operai veramente che lavorano. Al di fuori che, come si possa dire, in tutte le aziende le mele marce ci sono, ma ci sono dappertutto. Ma non può essere che su 83 mele marce ce ne sono 85, ce ne saranno 4, ce ne saranno 5. Gli altri lavorano tutti quanti onestamente. A me la cosa che dispiace veramente è questa, perché stasera venga a conoscenza che questi benedetti operatori si devono andare a prendere un avvocato perché la società si abbassa su di loro. Perché? Perché dove si andava a conferire, dove noi andavamo a conferire l'umido, quelle non l'hanno accettato più, ma c'è stata una motivazione ben precisa per cui l'umido non è stato raccolto, perché i miei concittadini, i nostri concittadini non uscivano più l'umido come dovevano farlo, o per mancanza di sacchetti o per mancanza di calore. È successo, e quindi sta succedendo un po' di tutto questo, perché non penso che qua dentro qualcuno ce l'ha con loro. Assolutamente no, perché li vogliamo tutelare tutti quanti, perché il lavoratore si deve tutelare. Ecco perché non volevo prendere la parola, siccome no, il presidente diceva chi non parla prima non può avere la parola, allora devo dire la mia, perché io poi ora in tutto questo, scusate, voglio ascoltare anche cosa dice il sindaco e cosa dice l'assessore. Mi fermo qua per adesso. Grazie. Grazie, consigliere Marchesi ha facoltà di parlare. Grazie signor Presidente, colleghi consiglieri, signor Sindaco, signor Assessore e pubblico presente in aula. Io tre aspetti, in maniera molto veloce. Primo aspetto, mi dispiace, concordo con i miei colleghi consiglieri, che non siano presenti tutti i firmatari. Invece di fare un consiglio straordinario specifico, avrei gradito che, come nostra abitudine, anche durante la fase delle interrogazioni, ne parlassimo con più tranquillità. Ritengo più opportuno parlarne come sempre ha giustamente operato questo Consiglio Comunale. Una seconda questione. La volta scorsa, signor Sindaco, non c'è stata la fase di replica perché lei ha scelto di uscire da quest'aula. Se lei ricorda, io le ponevo proprio la questione dei kit e dei sacchetti. Non c'è stata l'occasione. Se mi permettete, questo tempo è del Consiglio, è un tempo per discutere, è un tempo in cui io lo userò per chiedere una cosa al signor Sindaco e per ringraziarlo, ora lei capirà il perché, e per chiedere alcune cose all'assessore Vecchio, visto che siete qui presenti. Cosa voglio dire al signor Sindaco? Voglio dire al signor Sindaco, e la ringrazio, perché le interrogazioni che noi le abbiamo fatto, più volte più consiglieri di maggioranza e di opposizione, nel parlare dei kit e dei sacchetti, lei le ascoltate. Quando è che noi ci siamo detti, ci sono differenti comunicati stampa in cui dicevano fino a un esaurimento scorte dei kit, è uscito finalmente un manifesto chiarificatorio in cui lei ha detto, per carità, adesso i sacchetti ci sono, i kit ci sono, vengono dati, vuol dire che la ringrazio, ci ha ascoltato come consiglio, e questa è una cosa che mi fa parecchio piacere, perché noi non facciamo altro che raccontare le lamentele dei cittadini. Poi ovviamente le riformulo la domanda a cui lei non mi ha potuto rispondere. I kit e i sacchetti, ai sensi dell'articolo 29 del contratto precedente che c'era con la Simet Ambiente, erano a carico della ditta. Adesso chi li paga? Li paghiamo noi come comune? Perfetto. Quanto? Io voglio sapere quanto prima era a carico della ditta e quanto è adesso a carico del comune. E signor Sindaco, perché non li mettevamo a carico della ditta? Io me lo chiedo. Li potevamo mettere, lo potevamo fare. Io questa cosa la voglio capire. C'è questo esborso in più per i cittadini? All'assessore Vecchio mi permetto di chiedere, una volta che abbiamo il piacere di averla qui come altre volte, una volta per tutte, visto che si è detto in passato, ci siamo trovati con un'altra ditta, con un'altra situazione e quant'altro,
ci siamo trovati con i problemi dell'assimetro ambiente, verissimo, non ci sono dubbi. Ma qual è la politica che questo comune vuole perseguire sulla gestione dei rifiuti? Qual è? Sulla gestione dei rifiuti. Cioè, finalmente vogliamo chiarire, perché non si sta capendo più niente. Nei giornali, quant'altro, qual è l'impegno di spesa? Verso dove vogliamo andare? Quale percentuale di differenziata vogliamo raggiungere? Quante unità servono? Quanti autisti servono? I mezzi, quante volte passano al centro e nelle frazioni? Lo spazzamento lo facciamo noi o lo fa il comune? Lo scerbamento chi lo fa? Io lo voglio capire, assessore. Se mi date l'opportunità di capire, in maniera tale che se un cittadino viene da me e mi dice: Matteo, vedi che in via Livorno, a Montepalma, passa la spazzatrice una volta ogni mille mai. E di chi è la colpa? Io lo voglio sapere. E della ditta, e del comune che l'ha scritto, e del piano di esecuzione che avete fatto? Da chi dipende? Io lo devo sapere, perché se no qui in consiglio, nelle interrogazioni, cosa vi devo dire? E ai cittadini fuori, cosa devo dire? Quello è il mio problema. Se voi mi dite, come ha detto il signor sindaco l'altra volta risposta al signor Fori, i sacchetti ci saranno, stai tranquillo, domani mattina e voi rappigliari. Va bene, ci sono stati. Ma adesso il piano, l'idea qual è? Anche perché troppa gente, prima era soltanto il problema della polizia all'interno di alcuni quartieri delle frazioni, ora c'è anche al centro, c'è la zona delle Terme Romane che è diventata una cosa impressionante. E guardate che non voglio parlare delle microdiscariche abusive che riguardano l'inciviltà, perché se ci inseriamo solo sul discorso dell'inciviltà è finita. E io non posso sentir dire un consigliere, un assessore di maggioranza di cui non faccio il nome, dire a un cittadino: Tomoglieri, scinni, cascupa e polizia. Io queste frasi non le posso sentir dire, perché siamo una comunità forte, abbiamo un consiglio forte, dobbiamo avere un sindaco e un assessore forte che risponde alla comunità e agli operatori ecologici presenti che lavorano e sono lavoratori, basta, con tranquillità. Ma lo dobbiamo sapere verso dove si va, tutti, come comunità, perché io sennò i cittadini non so cosa dire. Signor sindaco, i cittadini vogliono pulizia, non vogliono altro. La possiamo garantire? Bene. Con quali mezzi, in che termini? Ma non con un camion che passa una volta una settimana alla via, finito. Vogliamo fare come si fa al nord, che le macchine in quella determinato orario non sono parcheggiate, la macchina può passare, possono passare gli operatori, si fa la pulizia. Chi è difficile? Non penso. Cerchiamo di muoverci in questa maniera. Allora, io voglio capire quali sono le soluzioni esecutive di questa amministrazione, e dopo ve le critico se non mi piacciono. Però prima fatemelo capire. Grazie. Grazie, consigliere Marchese e consigliere Santanocito. Grazie, presidente. Grazie, cari colleghi consiglieri, gentilissimo pubblico. Allora, io non voglio essere logoroico, però sono stato anche preceduto dal consigliere Marchese, però qualcosa la vorrei aggiungere. Intanto non ero d'accordo al consiglio straordinario, perché bisognava e si poteva anche trattare, tant'è che non sono neanche firmatario, bisognava anche trattarlo in una riunione di maggioranza o di capigruppo. Però è anche vero che sono a favore degli operatori ecologici. Vedete, in qualità di piccolo imprenditore, quale posso essere io, prima di tutto bisogna rispettare chi lavora, solo così possiamo arrivare a determinati obiettivi. Signor sindaco, veda, non è possibile neanche prendersela con i cittadini. Se noi siamo arrivati praticamente a raggiungere nell'agosto del 2013 il 60%, il 61% di raccolta differenziata, cosa è stato, cosa è successo che ora non ci siamo più e che siamo arrivati al 43%? Allora qualcosa abbiamo sbagliato, bisogna fare un autoesame. Siamo ancora in tempo per intervenire, i cittadini non ce la fanno più, io gliel'avevo già detto nei miei interventi precedenti, i cittadini non ce la fanno più perché hanno capito, non sono stupidi, che la premialità va alla ditta, e non era così affatto. E i cittadini cosa vanno? Allora i cittadini, e io glielo dico da persona civile quali sono, e io sono fuori, come si trova anche lei, a dire sempre ai cittadini di differenziare, perché è l'unica cosa che può oggi come oggi far confluire meno rifiuti nelle discariche e quindi pagare meno possibile. Però è anche vero che se noi non ammettiamo i nostri errori e non interveniamo subito, io credo che questa criticità che si è emersa sarà ancora più difficile. E allora iniziamo praticamente ad intervenire, ma intervenire in maniera tempestiva, signor sindaco. Grazie. Grazie, consigliere Santanocito. Il consigliere Foti ha facoltà di parlare. Grazie, presidente. Presidente, prima di fare il mio breve intervento, io voglio fare una premessa a chiarimento.
al di là del fatto che ognuno di noi risponde delle proprie azioni, quindi io non posso stare a sindacare delle motivazioni per la quale gli altri firmatari non sono presenti, però è giusto e doveroso da parte mia giustificare il mio capogruppo Marco Cossaro, che è fuori, si trova fuori per lavoro, quindi tu capisci che il lavoro viene prima di tutto e non poteva essere presente stasera. Per gli altri non lo so, e diciamo, quindi non ho motivazione di, né di criticarli né di giustificarli. Fatta questa premessa, mi preme anche aggiungere, rispetto alla decisione dei colleghi di maggioranza Russo e Basile, però mi chiedo pure come mai questi colleghi in quei consigli comunali dove si sono decise altre cose importanti, quali per esempio andare a indagare le finanze dei nostri cittadini, non si sono tolti il gettone di presenza. E quante altre volte non la maggioranza consigliere, parli dell'argomento, la per premessa, favore. La premessa, e poi la premessa già l'ha fatta. Piccola premessa, questa fa ma no, non sono premesse, questi stai indagando consiglieri comunali, perché sennò loro mi chiedono il caso personale. Se loro mi chiedono il caso personale, io lo devo fare intervenire. E lei lo sa, se c'è il caso personale, devono intervenire. Grazie, consigliere Russo, va bene. Alla cattiva abitudine di interrompermi, per farmi. Non è interrompere, tu lei sa, il caso personale si deve rivolgere al consiglio comunale. Grazie, consigliere Russo. Per tutte le volte che avete abbandonato l'auto quando gli argomenti non vi interessavano, quindi non fate demagogia. Passiamo all'argomento della serata. Presidente, io diciamo che sono dalla parte del lavoratore, inteso come lavoratore, come operaio in generale, però stasera sono d'accordo su quello che ha detto, sulla frase che ha detto il consigliere Licciardello. Noi siamo le persone deputate a difendere gli operatori, perché ci sono gli organi competenti, che sono i sindacati in prima battuta, e eventualmente gli avvocati, se le cose diciamo vanno a sfociare in argomentazioni diverse, che potrebbe essere questo uno dei casi. Però è anche vero che gli operatori, bisogna dire che secondo gli ordini, comunque gli operatori fanno quello che gli dice l'azienda di fare, o quello ancora più grave, quello che gli dice l'amministrazione, che poi lo sappiamo che l'amministrazione, non solamente questa ma anche quelle precedenti, dialogano con le aziende che gestiscono la raccolta dei rifiuti, ovviamente, giusto? C'è una forma di collaborazione, quindi gli operatori sono dei... Prego. Gli operatori sono degli esecutori materiali di ordini. E io non credo che chi ha famiglia faccia volontariamente azioni di boicottaggio su un servizio che poi può essere, diciamo, può andare a ricadere le colpe sul lavoratore in se stesso. Fatta questa premessa, perché io non sono deputato a difendere gli operatori, ma difendo il lavoratore in generale in tutti i campi, passo alla questione politica. Dal capitolato, un capitolato che in fondo non conosciamo, perché l'amministrazione non ha avuto la voglia, la volontà di illustrare né alla commissione, che è l'organo di competenza, la commissione competente, né al consiglio comunale, però da quello che io so mi risulta che gli operatori previsti dal nuovo capitolato siano 83 unità, se non vado errato, giusto assessore? E le 83 unità sono le stesse che sono, diciamo, in organico all'azienda attuale, quella che fino al 30 giugno opererà il servizio. Quindi quando io leggo sul giornale che l'amministrazione non torna indietro e che gli operatori stanno boicottando il servizio perché l'amministrazione mira a risparmiare sul servizio, comunque sul costo della manodopera, è detto un falso, perché quando le unità sono le stesse di quelle preesistenti, dov'è il risparmio per quanto riguarda gli operatori? Non ce n'è. Il discorso degli autisti è un altro tipo di discorso, perché è anche vero che l'azienda che subenda, ti può dire, io non lo so se sono 29, 30, 25 quelli che sono gli autisti in servizio attualmente, e se l'azienda nuova dice che me ne servono 10, l'azienda può dire all'autista, tu non puoi fare più l'autista perché mi serve l'autista, vai fare l'operatore ecologico. Ma è anche vero, credo, che per contratto di lavoro non può ridurre lo stipendio all'operatore, gli dovrà riconoscere eventualmente lo stesso stipendio, poi gli può cambiare la qualifica, non gli fa fare l'autista ma gli fa fare l'operatore ecologico. Quindi voglio dire, alla fine non è così. È così, il contratto del lavoratore può essere solamente migliorato, dal punto di vista retributivo può essere solamente migliorato, non può essere peggiore. No, Gioia, ascoltami, te lo dico per esperienza personale. Perché ho una causa di lavoro già da 5 anni, quindi il contratto del lavoratore può essere solamente migliorato, non può essere mai peggiorativo. Quindi la ditta può dire, tu non mi servi come autista, mi vuoi fare l'operatore ecologico, però vai a riconoscere lo stesso stipendio. Ma questo non è un discorso nostro, io voglio andare al discorso che il sindaco in un'intervista sul giornale
e poi accusa gli altri di cercare l'applauso, ma lui lo fa sempre tutti i giorni, dice che l'amministrazione non torna, non fa un passo indietro in merito a questo, che l'amministrazione sta cercando di risparmiare sugli operatori, sul costo degli operatori. E questo non è vero, signor Sindaco, perché ora adesso lei ci spiegherà dove sta il risparmio in futuro per quanto riguarda gli operatori. Fatta questa premessa, io dico, sono due anni che ci pavoneggiamo con dei numeri, la differenza è arrivata a 60, 65, 70, solo di numeri parliamo, ma in realtà il succo, quello che interessa al cittadino, quando stiamo risparmiando rispetto al 2012 di tasse dei rifiuti, quando sta risparmiando in percentuale il cittadino, dove sono i risparmi del cittadino portando la differenziata a 60 o a 70%, possiamo portare anche al 100%, ma continuando questo passo, dove sta il risparmio ad oggi del cittadino, lo sgravio che riceve sulla bolletta? Non mi pare che abbia mai ricevuto un centesimo in meno rispetto agli anni precedenti. Io non volevo intervenire prima, però visto che è il Presidente, giusto, lei lo sa che è così, perciò non mi può mettere in difficoltà. Io mi riserverò. Mi risponde, va bene. Grazie, consigliere Foti. Altri interventi? Non ci sono, non ci sono altri interventi. E prego, assessore. Per favore. Scusa, Foti. Beh, saluto per la terza volta, buonasera. Io intervengo perché sono stata chiamata in causa, ovviamente, anche perché c'è il sindaco presente che meglio di me conosce la situazione dell'emergenza rifiuti, così come l'avete chiamata, anche perché lo sappiamo tutti, la mattina si alza alle 5, fa il giro del paese e sa meglio di me sicuramente di qual è la situazione dal punto di vista dei rifiuti, della pulizia del paese, lo sa meglio di me. E vi dirà sicuramente anche meglio di me quelle che sono le motivazioni e tutto quello che è, perché sono nate queste contestazioni e quindi queste lettere lo spiegherà meglio di me. Io voglio rispondere brevemente, anche per non annoiare nessuno, ai fatti che comunque mi sono in qualche modo stati contestati. Prima il consigliere Caruso diceva che da due anni a questa parte questa amministrazione fa solo annunci, anzi prima invitava tutti a discutere di questa cosa senza parlare di appartenenza politica, perché è una cosa che interessa a tutti, poi va a fare una relazione molto strumentale, molto di parte, e non dicendo tante volte neanche le cose come stanno realmente, quindi sviando quella che è la verità dei fatti. E si contraddice con la premessa che fa con quella che è poi la conclusione. Lei si infatti, per favore, non è stato disturbato. Lei dice in questo momento il paese è sporco ed è il momento più brutto rispetto a 12 anni fa, poi va a dire, cioè in qualche modo contesta le prese di posizione dell'amministrazione che in parte hanno in qualche modo denunciato questa situazione parlando di difesa degli operatori. Io voglio fare una premessa, visto che qua ci sono gli operatori, noi siamo per il lavoro e noi siamo per i lavoratori, però siamo un'amministrazione e dobbiamo contemperare gli interessi. Gli interessi sono quelli della cittadinanza, degli utenti, dei cittadini, e cittadini siete anche voi, e gli interessi degli operatori ecologici. E tutto questo si deve fare con senso di equilibrio e di giustizia, cercando di garantire il giusto a tutti senza farlo pagare troppo agli altri. Noi siamo per gli operatori ecologici e siamo per il lavoro, tant'è che in questo piano, e qui anticipo qualcosa, cioè io veramente resto un attimino così senza parole quando sento dire noi non conosciamo la politica di questa amministrazione per quanto riguarda i rifiuti, non conosciamo il capitolato. Cioè l'aro, la politica dei rifiuti è descritta nell'aro dettagliatamente, cioè è un documento agli atti pubblico che si può leggere, soprattutto ai consiglieri, basta leggerlo.
si vede come è organizzata la raccolta differenziata, come è stato suddiviso il paese, i gruppi che sono stati fatti, quando operatori sono impegnati per lo spazzamento, quando i mezzi, è tutto descritto dettagliatamente, sono descritti anche i costi, leggendo l'ARO, quindi, e si vede anche quello che si fa per lo spazzamento, sono previsto ora che mi ricordo 19 operatori per lo spazzamento ogni giorno, che devono spazzare ogni giorno con un piano di lavoro già previsto, che ovviamente si può modificare durante il corso, ma nell'ARO c'è scritto tutto, quindi veramente vi invito a leggerlo e da lì vedrete, e anche il capitolato, ci sono i costi, c'è la benzina, il tragitto che ogni motoape deve fare. Mi ricordo quando abbiamo fatto il capitolato con la dottora, l'ingegnere Milazzo, cioè questa si è messa in giro con la macchina per vedere quanto tempo ci voleva di percorrenza la motoape per arrivare al gommato e per calcolare la benzina, il chilometro e tutto il resto. E nel capitolato d'appalto e nell'ARO c'è scritto tutto, questo è per rispondere anche a lei, per vedere anche dove va la nostra politica. Quindi, detto questo, nell'ARO, se si legge attentamente, cioè l'unico risparmio che non si è fatto è quello del personale, perché abbiamo garantito tutto il personale ed è la voce di costo dove non si è, voglio dire, c'è un piano finanziario, lo vedete, fra poco lo porteremo, perché ci sono dei tempi che abbiamo dovuto rispettare, di circa 6 milioni e 2, ora non mi ricordo, poi non mi dite che dico cose che non sono, e quasi 4 milioni e 800 mila riguarda il costo del lavoro, sono atti pubblici, si possono andare a vedere, quindi l'unica voce di costo che non è stata toccata è proprio il lavoro, perché abbiamo garantito le stesse unità lavorative. Però dico, tutto questo si deve fare con un senso di giustizia, di solidarietà anche per i cittadini, per cui l'ho detto qualche altra volta, l'ho detto anche davanti ai sindacati, qua noi non siamo in una posizione per cui io dice devo trasferire il profitto, lo trasferisco invece dall'investimento, dall'imprenditore al lavoratore. Qua non siamo così, qui paga l'utente, paga il cittadino, significa che ogni euro in più che noi pensiamo di spendere lo dobbiamo spillare dalla tasca ai cittadini. Poi mi fate le storie per le tariffe, prevediamo la tariffa molto alta, la tariffa deve coprire tutti i costi, anche i costi dei sacchetti. Quando i costi dei sacchetti, i kit sacchetti, dice sono a carico della società, su a carico della società, perché è previsto un conto dove c'è scritto sacchetti che costeranno 100.000 euro a tutte le ste, queste 100.000 euro, sto dicendo una cifra così, si può andare a controllare, qua alla fine viene ripartita sempre nella tariffa. Se questa spesa oggi la facciamo noi anziché l'impresa, perché questa la facciamo sempre nella tariffa per ammessa, li compriamo, ma è sempre lì, voglio dire, non cambia nulla, sì è così, guardi, li stiamo comprando, va bene, è così, gliela assicuro, perché nel capitolato era previsto, se non li compra l'impresa, se non sono previsti li compriamo noi. Questa volta per questi 3 mesi, per questo tipo di gare che abbiamo fatto, non sono stati previsti, e quindi ci pensa l'amministrazione solo per questo. Ma come prima, anche i sacchetti gravano per legge sulla tariffa, quindi sempre là siamo, non è che non cambia proprio nulla. Quindi stavo dicendo, per tornare a quelle che erano le contestazioni del consigliere Caruso, siamo stati l'amministrazione degli annunci, no, siamo stati l'amministrazione dei fatti, non abbiamo fatto annunci, perché la raccolta differenziata comunque abbiamo raggiunto livelli molto alti. E sì, mi dite tutti, dico, ma il merito è di tutti, è vero, è degli operatori, dell'impresa, si mette ambiente, ma io vi ho scritto su questa cosa, quando ho risposto a questa cosa anche della premialità che viene sempre utilizzata strumentalmente senza dire la verità delle cose come stanno. Io lì, ora per favore. E te la sta dicendo, perché lei non l'ha disturbata nessuno. Ci sto. Se no la vuole fare parlare, non la facciamo parlare. Io ho perso il No, prima avevo detto, dottore, ci arriva, avevo detto un'altra cosa prima della premialità. Vabbè, ecco, per dei proclami, e ce l'abbiamo fatto. Guarda caso, 2 anni fa, 3 anni fa c'era sempre l'ATO, c'era la stessa impresa, c'erano gli stessi operatori, guarda caso è cambiata solo l'amministrazione, quindi non mi può dire che siamo l'amministrazione degli annunci. Abbiamo detto che volevamo uscire dal lato, siamo stati prima, abbiamo fatto l'ARO, con tutte difficoltà, non siamo alla perfezione, questo è vero, perché dopo 10 anni ritornare a gestire
I rifiuti non è una cosa semplice, non è una cosa semplice perché si deve riorganizzare l'ufficio, perché l'ufficio non esisteva più, perché si devono tutti formare a studiare, a capire la nuova normativa che cambia ogni minuto, con la pazzia soprattutto regionale di ciò che ha creato in questo campo. Quindi bisogna sapersi muovere in questa situazione, ma noi lo abbiamo fatto e credo che l'abbiamo fatto egregiamente, anche se ancora non abbiamo raggiunto la perfezione. Sicuramente qualche errore l'abbiamo fatto, se ci rendiamo conto di sbagliare non ci vergogniamo a tornare indietro e a dirlo e a cambiare qualcosa, perché per noi non è fare un passo indietro, così è la consapevolezza. Se ci rendiamo conto che qualcosa non va, l'aggiustiamo, voglio dire, perché la nostra non è una presunzione cieca, vediamo quella che è, e cerchiamo di vedere quella che è la situazione, di risolvere i problemi concretamente, realmente. Quindi annunci non ne sono stati fatti. La nostra battaglia contro i carrozzoni politici ATO e SRR, grazie al comune di Mister Bianco, se oggi i costi sono stati ridotti, se oggi voi nel piano finanziario non vi ritroverete i costi dell'ATO, perché volevano inserire i costi di liquidazione della società ATO nel piano finanziario, e questa è stata una battaglia del comune di Mister Bianco, Adrano, poi altri comuni hanno aderito e hanno, diciamo, accettato queste soluzioni che noi abbiamo proposto, con una nota che io ho inviato a tutti, se l'avete letto là c'era scritto anche questa proposta. Stiamo ora, la SRR era nata, dice lei, tutte le società nascono sotto buoni auspici, poi purtroppo è con l'andare avanti, come quando si iniziano a fare le nomine, quando si iniziano a fare le assunzioni, quelle cose cambiano, perché più che pensare al bene collettivo, al bene comune, si applica il manuale Cencelli e si cerca di fare solo il bene di piccoli orticelli, e noi ci stiamo ponendo contro queste cose. Ma caro consigliere Caruso, se l'RR non va bene, la colpa non è nostra, sicuramente noi ci stiamo ponendo, quindi è inutile che rimprovera queste cose con noi, anzi dovrebbe applaudire la nostra azione di contrapposizione e voglio dire... Io non voglio rispondere, non ci puoi parlare di sopra, prenditi gli appunti e poi parli. Che ci pare di giù? Per abbassarci? Non lo so. Va bene. Quindi, per quanto riguarda, voglio dire solo due parole per quanto riguarda la premialità. Allora, l'amministrazione ha dovuto a ottobre, come sapete, con l'ordinanza contingibile e urgente, affidare il servizio alla stessa OICOS e l'ha affidata alle stesse condizioni con cui l'aveva fatto Simetta Ambiente. Abbiamo spiegato in quella nota da che cosa era nata la premialità, dei problemi che c'erano stati nel mese di febbraio 2013 quando il servizio era stato interrotto in molti comuni. La Simico in qualche modo voleva che si aumentasse, in qualche modo che si rivalutasse il costo del servizio, perché era un contratto che veniva prorogato di anno in anno perché era scaduto, e la Simico diceva noi non ce la facciamo più. La soluzione che era stata trovata, quella della premialità, è stata una soluzione che ha riguardato l'intero ATO. Per quanto riguarda quella delibera del 2012, che io, dice lei, no, sconoscevo, che in quel momento non mi sono ricordata, questo è vero, quello letta, e là c'era scritto che quell'accordo valeva fino al 30 settembre 2012, quindi significa che l'impegno della Simico per fare la raccolta differenziata porta a porta valeva fino al 30 settembre 2012, era una nota integrativa temporanea, limitata nel tempo. Nel mese di gennaio questa nota non valeva più, perché io mi ricordo di averla pure portata sul tavolo delle trattative e mi hanno fatto notare questo, e quella sera non me lo sono ricordato. Da qui a fare, voglio dire, a ricamarci sopra mi pare veramente una cosa un pochino esagerata. Comunque, io penso, non so se mi sono scordata qualcosa, volevo solo ribadire che noi non siamo contro i lavoratori, non siamo contro gli operatori ecologici, assolutamente, vogliamo contemperare solo gli interessi della cittadinanza e degli operatori ecologici. Il lavoro è stato garantito per tutti, lo garantiamo. Quello che, voglio dire, non vogliamo fare, e non lo facciamo in tutti i campi e in tutti i settori, è quello di garantire posizioni che nella situazione attuale non hanno motivo d'essere, perché non si capisce perché, se servono 9 autisti, noi abbiamo chiesto 9 autisti e la cittadinanza poi ne deve pagare 30.
non ci sembra giusto, e abbiamo preso questa posizione. Ma voglio dire, nella lealtà della discussione, ognuno poi prenderà i propri provvedimenti. Se i lavoratori si sentono lesi su questa posizione, è inutile che, cioè, possono rivolgersi al giudice, non è questo il problema. Voglio dire, noi stiamo garantendo anche ai cittadini in questa situazione, cercando di ridurre i costi al massimo, e non sono stati ridotti questi, sono stati ridotti i costi del lato che non ci sono più, i costi interni del comune perché non abbiamo messo il costo del personale, stiamo tentando di controllare tutti i costi e di incidere dove possiamo incidere, ma il personale sicuramente non è toccato. Io ho finito, penso che ora il sindaco riuscirà, volevo dire per la premialità, che non è anche se il contratto ripeteva alle stesse condizioni della premialità, si riferisce sempre al 2012, visto che oggi noi abbiamo una spesa preventivata di 600.000 euro, premialità non ce n'è più, non ne paghiamo più, cioè noi non l'abbiamo mai pagata, voglio dire, a parte fino al 31-12. No, è così, controlli gli atti. Vabbè, io ho finito. Grazie assessore Vecchio. Certo. Il sindaco ha facoltà di parlare, prego. L'avvocato Vecchio ha voluto intervenire, anche se io dicevo, rispondo io, cioè no, sono state alcune cose tirati in ballo che mi riguardano, e quindi è intervenuta, e io dico ora, giustamente è intervenuto e ha dato le risposte giuste e vere su questa vicenda incredibile. Stasera siamo qua a parlare di che cosa, signor Presidente, signore consiglieri? Noi non cerchiamo applausi di nessuno. Noi siamo stati eletti per servire la comunità di Mister Bianco, e per questo lo facciamo tutti i giorni con le forze che abbiamo, dicendo ovunque la verità, assumendoci la nostra responsabilità e guardando sempre all'interesse di tutti i cittadini. Quindi applausi di 20, 100, 200 persone non ne cerchiamo, però siamo in grado di dare conto in ogni momento di quello che facciamo. E per fare questo, signori consiglieri, un po' tutti, ma io in particolare, lavoro tutti i giorni, dall'alba al tramonto, e cerco di seguire la vita della mia città. Cos'è successo recentemente? È successo che a un certo punto questo servizio non ha funzionato più. Dal mese di maggio non ha funzionato più. E quindi problemi che ci sono stati di vario tipo. Prima l'azienda assumeva alcuni operai a 3 mesi, a un certo punto non le assume più. Comanda l'azienda, il comune non ha nulla da fare, questa è la verità. Per cui c'erano, adesso non ricordo, 8-10 persone che aiutavano il gruppo degli 83 a cercare di rendere un servizio efficiente, e a un certo punto queste 10 persone non sono state più assunte. Vuol dire che la ditta ha ritenuto opportuno fronteggiare il servizio con 10 persone in meno. Fatte della ditta, dov'è che non tornano più i conti? Quando, pagando noi ogni mese 430.000 euro al mese, 15.000 euro al giorno, ci siamo trovati il paese sporco. E allora lì, a un certo punto, ci siamo poste varie domande: perché non scupa più nulla? Perché camminano in 3 supercami
anziché di camminare con uno o con due? Perché tutti questi camion che girano notte e giorno in tutti i posti e nessuno prende più la ramazza? Perché ci sono pagate ogni giorno due spazzatrici e se non vanno a Catania e non esistono il mister Bianco e se esistono un quarto d'ora e dopo spariscono? Chi ci vive i problemi, cari consiglieri? Questo è il vero problema, il vero problema. Se ne vanno dove vogliono, non voglio essere interrotto, se ne vanno in officina, non escono di Inza, non mi interessa un cazzo, a me interessa, Lucisano, resta Lucisano, sporco, per favore, resta sporco, ed è, per favore, io, allora, giovanotto, per favore, signori dall'aula, signori, per favore, consigliere Foti. Consigliere Foti, consigliere Foti, non consigliere Foti, consigliere Foti, per favore dall'aula, se no sono costretto a far sgombrare l'aula, per favore dall'aula, per favore dall'aula. Se lei si spaventa a dire che a me non mi interessa un cazzo, lo ripeto 100 volte e mi vergogno, però al comune interessa un paese pulito, ordinato, vede, non ci piacciono questi giovanotti, se non stanno andando applausi non ce ne sono più, l'hanno dato a voi e siete contenti, allora bravo, bravo. Allora il punto è questo: ci siamo trovati all'improvviso in un paese pieno di spazzatura e noi incominciamo a scrivere, un dirigente mi scrive, c'è un paese pieno di spazzatura, gli spazzatrici non vorrebbero. Qua ci sono le lettere dei dirigenti del settore, ho parlato continuamente io con chi comanda il gruppo, un ragazzo molto serio, molto, molto attivo, un ragazzo per bene, si chiama Carmelo Castiglione. Mi ha detto, sì, questa è la situazione. So solo che sistematicamente su 83 lavoratori il 15% casca malato. Ogni giorno ci sono da 10 a 12 a 15 persone ammalate, per cui si riduce di 15 unità. Che successo da scopare, un paese diventava un pecorino. Questo è quello che a me mi dicono. Mancano oggi 13 cristiani, oggi ne mancano 10, domani ne mancano 14. Questa è la verità, è quello che io ho sentito. E allora grazie consigliere, buona serata. Allora, buona serata, allora, consigliere Lucisano. Questo sta buscando un pane, questo giovanotto, e quindi hai più cose che non sono vere. Grazie. Ho buscato pane, Dio ti benedica. Ciao, 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 va bene, arrivederci. Va bene. Non l'ha disturbato il sindaco. Allora, ma non è stato il sindaco a disturbare, si è alzato e ha disturbato. Si è alzato e ha disturbato. Non ci disse, si è alzato e ha disturbato il consigliere. Gino Morendo, cioè, se lei si vuole alzare se ne può anche andare. Va bene, non si non ci ha detto niente, perché è stato lui, ha detto che da poco lava l'aula e se ne stava andando. Perciò quindi chi? Allora, è una vergogna, allora, lei ognuno assume le proprie responsabilità. Questo aspetto una volta per tutte. Io vengo qua a rispondere a tutte le interrogazioni e le interpellanze. Sono pronto a rispondere di tutto l'operato della mia amministrazione. A qualsiasi domanda non ho bisogno di dire poi rispondo. Io rispondo subito, però, a me essere seri, domanda e risposta. Non è che poi per risposta ci vogliono comizi di nulla, perché io, se volete, non risponderò più. Mi fate domande scritte e poi io vi rispondo. A parte il fatto che mi ha preceduto a me, che mi ha preceduto, non rispondeva mai a noi e stiamo una pace. Quindi io sono disposto a dare conto ogni volta dell'operato della mia amministrazione. Però se diventa strumento di speculazione, per questo me ne sono andato l'altra sera e me ne andrò, oppure non verrò più, se non si instaura un criterio domande e risposte.
che parlare una notata inutilmente il sottoscritto non ci sta, chiuso. Torniamo a noi. Che succede? A un certo punto c'è la ditta alla quale conferiamo il nostro umido, la Sicola Trasporti, che fa sapere a tutti, mi chiama a me Carmelo Castiglione, mi chiamano gli operatori e mi dicono: sindaco, il conferimento che facciamo dell'umido è sporco e quindi questa piattaforma non può accettare l'umido sporco. Io ho detto: ma perché è sporco? A me nessuno mi ha detto che l'umido è sporco. Come si fa ad andare avanti così? Noi non l'accettiamo più, perché deve essere umido raccolto nei secchietti compostabili, al limite biodegradabile, ma meglio se compostabili, e noi non possiamo più operare in questo modo. Si è fatta una riunione, i primi 28 maggio a Sicilia Trasporto fa questa cosa, viene al comune un dottore Morabito, esponente di quella ditta, parla con Carmelo Castiglione e con altri esponenti dell'OICOS, dopodiché questi fanno una riunione con tutti gli operatori, praticamente l'operatore si tenera, cioè dire, fino il pescariale su con me, meno male che io non ci ho detto niente, perché non dice, io sapete, siccome ci richieste cose, si nero, allora volevano solo l'applauso del signore consigliere. La verità vuol dire che ci soffrono, non so se mi spiego, ma loro devono sapere che con me c'è la verità, oggi e domani. E chiacchiere, applausi e cose non ce ne sono e non ne cerchiamo. E allora si spiegava qual era il comportamento giusto per poter conferire. E allora si cominciava a conferire bene. Io hanno 2 di giugno, 5 di giugno, 7 di giugno, tutto a conferire bene, perché sapevano gli operatori che si doveva prendere solo l'umido vero, sacchetti in plastica non se ne potevano buttare, pannolone non se ne potevano buttare, tutto quello che era giusto fare. Ebbene, si è andata avanti fino a quando poi ci fu consiglio comunale, si ricorda che ci fu consiglio comunale e mi hanno chiesto la spazzatura. Io ho detto: signori miei, noi abbiamo fatto il nostro piano, noi abbiamo i nostri obiettivi. Non è, allora te pensano che torniamo a rete, magari la spazzatura si inizia a mezzo, non torniamo indietro. Siamo per rispettare i lavoratori, siamo per la tutela dei lavoratori, ma i lavoratori hanno capito che hanno a fare un socio vaglio. Debbono fare il loro dovere. E io potrei dire, ma non sono dipendenti miei, perché se fossero dipendenti miei, o non fossero dovere, io li denuncio. Perché come lavoro io, l'AUSI, che se buscano pane, se lo debbono guadagnare. Finivo fatto, io sono impiegato tanto, ma in giustizia, no! Bisogna fare il proprio dovere e basta, visto quello giusto chiediamo. Bene, questa cosa che vi disse qua allarmavo una parte o qualcuno degli operatori, perché io ogni 9 mi sento chiamare De Carmelo Castiglione che mi dice: sindaco, i cani non si pigliano più dell'umido alla Sicola Trasporti. E perché io ho detto tu stanno abitato la voce ogni 2, ogni 4, ogni 5, ogni 7. Capì chi dice l'umido è sporco? Mi attacco al telefono e parlo con il dirigente della Sicola Trasporti. Mi disse: se lei va nel caso si vergogna, perché tutto l'umido è chino di pannoloni, di pannolini, quindi è irricevibile. Ora, siccome una sticami un bottono l'umido non ci via nulla, se no gli operatori, è chiaro che ci può avviare. E gli operatori, come hanno fatto la UCION, sapevano che i pannoloni non si possono buttare nell'umido, e siccome mi tornano indietro due cani pieni di umido che è piare e provare da e provare una discarica, di chi è la colpa? Di chi è la colpa? Di cittadini? Chi c'è dei cittadini? Sono degli operatori che picchiano una cosa anziché la stalla abbiano da inizio, per creare una situazione di protesta, evidente, è logico. Da qui la mia lettera, fatta o basune dalla ditta, allora io dico: signori miei, vedete qua c'è qualcuno
di questo operatore sabota il servizio. Perché? Perché chi non si piglia nei cani. E allora che devo fare? Che devo dire? Devo andare a chiedere scusa? Che ci dico? Vi provavo però un titavini, tanto non ci provavamo due volte. Cosa devo fare io? E quindi ho detto, ci sarà qualche lavoratore che vuole sabotare il servizio. Chisto ci dissi io. Tanto è vero che come un disse, perché ci mannai il prefetto, perché ci mannai all'Oicos, perché ci mannai ai sindacati, dall'indomani finivo col tempo. Il lume arriva come già deve arrivare, allora di cui ha colpa? Questo basta, non c'è altro. Non c'è altro. Nessuno vuole imporre nulla a nessuno, però un nostro dovere l'abbiamo a fare tutti. Non c'è niente scusa, non ci può essere scusa per nessuno. Questo è tutto, è semplice. Vedete signore consigliere, non c'è altro da aggiungere. Che vi posso dire? Noi ogni mese, per non dare scuse, chiediamo noi la fattura alla ditta, chissà poi ne provamo in giorno chimichi. C'è la scusa, come accade in tutta la provincia di Catania, che i soldi non ci donano in 15. Noi, per non dare scuse e per rispettare il giusto diritto dei lavoratori a avere i soldi alla scadenza, facciamo salti mortali per dareci i soldi subito ai lavoratori. Affumatevi in dall'uso comune che succede. Noi li facciamo prestare i soldi dalla banca, perché siamo senza soldi, ci facciamo fare un'anticipazione e ogni mese diamo 429 mila euro subito, giorno 5, giorno 6, quando da così giorno 12, giorno 15 i lavoratori possono prendere la giusta retribuzione. Cai tutto con te. Non ce ne abbiamo niente con noi, anzi facciamo di tutto per andare avanti. Che dobbiamo fare? Cosa vuole un consigliere Caruso? Cosa vuole l'Ausi? Qual è il problema? Vi mentite a difendere i lavoratori? Prima di difendere i lavoratori, perché se c'è da difendere i lavoratori in primo luogo ti sogno io a difenderli. Però per i quasi giusti. Se mi fanno lo smacco che per fare dire che io ti comandano mi fanno tornare l'uomo da rete, finivo il film. Non ce n'è più beneficenza per nessuno. Non c'è più tolleranza. C'è il rispetto delle regole. Per tutti! Amici miei, questa è la verità. Ora, per migliorare il servizio, perché noi vogliamo migliorare il servizio e non ci arrendiamo, ho fatto che ora sta scendendo, certo che sta scendendo, perché vediamo in giro che ci sono discariche abusive, arrivano di Belpasso, arrivano di Camporotondo, arrivano di Mezzabianco, a mattina se non vanno, piccola la macchina, allora puffete da su, sono tonnellate di rifiuti, che chisti, poi se ne accogliere si possono dare, e quindi la raccolta diminuisce, è chiaro che diminuisce. Ma noi, siccome non ci arrendiamo, e siccome non vogliamo tornare indietro, ora stiamo organizzando il servizio, c'è un manifesto e c'è un avviso pubblico per cui un comune fornirà a tutti i cittadini sacchetti compostabili che devono usare solo questi. Si possono pigliare al comune, si possono pigliare alle Nere, si possono pigliare al Bressito, quelli giusti per fare quello che hanno da fare. Mettere l'umido qua, regolare, ogni settimana si piglia, l'operaio si fa un suo mestiere. C'ho problema dell'operaica, c'è 29 autisti, e io che ci posso fare con l'autista? No, non c'è. Noi abbiamo fatto un piano nostro, non tagliamo l'operaio potremmo tagliare un numero, 85, va bene, 85. Ma se siamo 85, 15, 20, non glielo scopano, Ionno. Perché poi siamo a fare pulito. Non potremmo pagare soldi a mozzo. Quando poi ne facevamo la passeata, o ne fermavamo bar, mezz'ora, quattro d'ora, 100 minuti, 4 ore, non può dire questa cosa, non può dire, non può andare, mi dispiace Casiniero, ma avrò modo di tracciarlo, non può andare. I soldi ci sono, ma il lavoro ci vuole, e la responsabilità ci vuole.
non diamoci quello a questo. Qua ci facciamo la schiena in quattro tutti i giorni per tenere aperta la prospettiva di questo comune. Ne ammazziamo notte e giorno. E cosa voglio a capo comune? Pavato chi suddicende la gente a capire, a capire. Non per nessuno c'è tolleranza, hanno capito tutti, dall'operaio che è un comune, abituato per 10 anni a non fare niente, perché chiamavano i ditti di fora per fare asfalto, per doppare i puttosi, per mettere un poco di rete, si chiamano i ditti di fuori, all'operaio mi si è questi casalino a chi. Dopo 10 anni, per farlo tornare a travagliare, ci ha voluto l'aiuto di Dio. Che gli dice, ma vada a chi? Non vuole vedere, non vuole portare a travagliare. Ma che male è? Se c'erano stati i ditti di fora che avevano il cane e travagliano i ditti, non c'è che siamo, picchiamo a travagliare. Ora l'hanno capito, per fortuna loro, perché se non capivano ci faceva capire, perché io non sono comune per fare il buffone, mi chiamo sindaco, la gente mi chiama sindaco e fino a quando avrò respiro sarò sindaco del mio paese. Certo, con la necessaria dignità e autorevolezza. E con me non si scherza, nessuno si può permettere di scherzare. Fino a quando avrò respiro e testa, nessuno può scherzare, perché io non scherzo chi interessa la mia città, non scherzo con nulla. Quindi, miei cari amici, vista la storia, avete voluto sollevare questa questione. Avete fatto bene, così ora ne potete sapere di più. Ma chiudi questo che volevo fare. All'operaio che ci a dire, avete ragione quasi, non ci vogliate più, tanto vi papamo. L'autista ci richiamo così, perché dall'autista, magari che non c'è bisogno, tanto non scopiamo nulla. Che ci fa? Abbassi la perché dall'autista, l'autista ha a fare, che te cara a fare? Quello che non lo possono fare se non vanno a scopare, se non vanno a scopare, se non vanno a casa. Basta! Ci sono schieri di migliaia di cittadini che invece i pane non si può buscare perché non c'è dove lavorare, e qui ha un lavoro, se vuole permettere un lusso di non fare niente, perché lunga sono a guida a Cuba, deve fare il suo lavoro. Ninia, ma morire su queste cose, non ci sono scuse per nessuno. Signori, chi stai a zitta? L'avete voluto voi avere questo chiarimento, l'abbiamo avuto, siamo qua, cacchio, ho vomito, c'era qualcosa che dovevo dire, non ho detto, no, tutto abbiamo detto. E allora vi posso assicurare che il servizio da lunedì riprenderà con un'altra ditta, questa ditta, vedete, questa ditta un paio di volte abbiamo avuto contrasti perché c'è un conflitto di interesse di fondo. E qual è? Ascari è una ditta organizzata, è una ditta seria. Io non entro nel merito della bontà della ditta, però la ditta è la discarica, e ogni modo che parlo della discarica ci sono conseguenze. Ma io non ho capito che la discarica hanno chiuso. Ora avrete una nostra decisione assunta ieri dalla giunta, e aggiungerà in consiglio per avere la vostra risposta, la vostra valutazione, e io spero il vostro consenso, che chiediamo l'annullamento del decreto del 2009 per l'ampliamento, perché è tutto un imbroglio. C'è stata per fortuna la commissione Marino, nominata da assessore Marino, che fece chiarezza su queste cose. Ne avrete una copia, la potete leggere, e quindi noi non avremo a ditta, che ci potremmo fare? Io avevo 40 anni che è casa, se ne deve andare in questa età morta, non può stare, l'hanno capito, se non vanno uno non danneggia non nulla, che non può essere più. Quindi noi assumeremo tutte le decisioni più radicali, più decisive, non ne potevamo più, la usiamo a dire, non si poteva neanche le dire, oh, basta. Quindi venerdì prossimo, mi pare che presidente, venerdì avrete questo documento, che spero possa raccogliere l'unanimità dei consiglieri, lo porteremo all'assessore a Palermo e al signor presidente Crocetta, e ci diciamo: Crocetta, no, revoca, deve annullare
perché non c'erano i presupposti quando dato lo decreto. Perché il terreno non era pale scarica, perché c'è un provvedimento che dice che a 2000 mesi di scuola le scariche non se ne possono fare, no, che ho fatto fare io uno a 2010, ce n'era uno a 2002, e io fanno finta che ne leggono queste cose. Quindi, cari consiglieri, io sono pronto qua a rispondere di ogni mio atto, come bene ha fatto l'assessore Vecchio. Sono qua a rispondere, ma non mi buttate su un terreno di chiacchiere, di cose. C'è chi gioca a difendere, c'è un comitato che c'è, che ho sentito che c'è un comitato dei cittadini che vuole porre la fiducia o sì. Il comitato non può fare niente, se c'è quel giornalista che scrive stupidaggini se ne assume la responsabilità. Ma su che inizia c'è, ci sono consiglieri che non ne vanno più di sto sindaco, firma e c'è la parola ai cittadini. Io sono disponibile a tutto, però ad a sapere che fino a quando Nino De Guardo fa sindaco, fa un sindaco di Mister Bianco e non fa né la marionetta e manco buffone, e quindi dirà a tutti le cose giuste a tutela del proprio paese. Per questo io vado orgoglioso di fare un sindaco del mio paese. Punto e basta. Bene, grazie. Grazie signor sindaco. E il consigliere Caruso ha facoltà, prego. Tu dissi già. Vabbè, Marchese Matteo, poi ci rispondi. Stiamo dentro i sacchetti, i sacchetti costano. Poi catta la ditta. Quanto costano? Quanto costano? Zero. Allora, quello del stiamo facendo, abbiamo fatto una ricerca di mercato e si aggirano dai 0,06 ai 0,03,5. Abbiamo fatto una ricerca. L'ufficio ha mandato gli uffici 0,20 per quando? Allora lo stiamo. Quanto spenderemo? Mio Matteo, ce lo dici dopo. A me me l'ha diritto parola, mi sono vinto. Non ti mino, ce lo dici dopo. Guarda, si cazzi, poi la vita, noi che ne mucciamo. Ora poi che facciamo? Torniamo a ripetere gli stessi cose. Ci sta dicendo una parola e basta. Vai in Fondarelli e ti fa dire. Ho sbagliato. Vai in l'avvocato. Allora, 30.000 euro mi pare per 4 mesi. No, di meno, 27. Vedi che io non voglio che si parla a baccaggio. 150.000 sacchetti. Allo 0,035. Vediamo, mica 7.000, 18.000, insomma. Tanto, sotto a casa non hanno votato. Voglio dire. Questo, state tranquillo che non ha i soldi. Ma in questo capitolato ci fanno schifo. Niente, state tranquilli. Oh, se potete vivere e andare. Angela, aspetta. Il capitolato, se li doveva acquistare l'impresa, c'era la somma che c'è più i sacchetti. Sempre pantalone a favare, non è che ci sono altro, capito? Cioè, non è che il catta la ditta e la ditta ci va sotto, o il catta la ditta che spende 10.000 euro, o il barro comune, sempre la bolletta, non c'è nada, perché casomai a gara anziché di essere 100.000 euro diventa 110.000 euro, e cosa aggiunto che pava a cattare i 10.000 euro da te? Dai. Grazie signor sindaco, per favore Angeli spegni. No, tutto questo. Consigliere Caruso, però in ordine Matteo, per favore. Così ci chiariamo, siamo chiari. Grazie Presidente. Premetto, e onestamente Presidente, devo dire che per la prima volta da quando sono in questo Consiglio sono un po' rammaricato perché l'espressione applausi è uscita da lei, Presidente. Io certamente non sono una persona che cerca applausi, semplicemente per un motivo, perché la persona signor sindaco, per favore, la persona che tu conosci, a differenza di qualche altro che magari è a godersi il proprio fresco nel bellissimo paese da quale provieni, io fino sistematicamente 2-3 volte alla sera ho l'onore e il piacere di scambiare delle chiacchiere con questi ragazzi che sistematicamente girano per il paese, così come lei sindaco ha il piacere di fare quello che fa con tanto onore alle 6 del mattino, ma non lo fa per gli applausi, lo fa perché le piace fare quello che fa, così anche agli altri dia la possibilità di fare quello che fanno solo perché piace fare quello che piace, cioè, non tutti siamo
facciamo quello che, perché aspettiamo gli applausi o un ritorno, perché magari crediamo in quello che facciamo. Facciamo, sindaco, mi ascolti, presidente. Signor sindaco, per favore. Io volevo semplicemente dire che... Volevo semplicemente dire... Una nota di colore fa sempre bene. Una nota di colore. Volevo semplicemente dire che le risposte dell'assessore Vecchio, verso la quale umanamente non ho niente, però pare che purtroppo, caro assessore, in questa legislatura ci troviamo uno contro l'altro armato, assolutamente. Io l'unica cosa è il rammarico cresce nella misura nella quale il Presidente di Commissione, piuttosto che addivenire a certe conclusioni, per cui se una commissione esiste, esiste anche perché ha una sua dignità e dovrebbe essere informata da quello che da qui a 48 ore succede, piuttosto che affermare e sottolineare questo, si prendono altre difese. Questo non mi può che rammaricare. Dicevo, noi di questo nuovo appalto, di questi 3 mesi, che poi potrebbero essere anche 6 mesi, nulla contro la nuova ditta che sta per cominciare questa nuova avventura, conosciamo poco, non conosciamo nulla. Dell'aro lo conosciamo, certamente l'aro, per quello che è possibile aver capito, lo conosciamo, perché nella prima e nella seconda stesura l'abbiamo approfondita. Non era questo l'argomento. Dal lato si esce, noi ci compiamo il petto che siamo usciti dal lato, è una legge regionale che ci ha, secondo me, fortunatamente permesso di uscire dal lato. Il problema, come le dicevo poco fa, che usciamo dal lato ed entriamo nell'SRR. Non lo so dei due qual è il male minore, onestamente. La storia ce lo dirà da qui a breve. Lei forse non è stata attenta quando invece le ho detto che si è fatto bene a proporre questo ricorso al TAR, perché, e queste sono parole che io ho detto, ritengo spropositate 23 unità, anche se 6 vengono da ACI, da ACI Ambiente, spropositate per una società che ormai non gestisce ma si occupa solo di coordinare. Questo l'ho detto, a onore del, si può anche ascoltare. Quindi, assessore, ripeto, nulla di personale. Quello che le ho detto 4 mesi fa, stasera, è che ritengo che da soli, come diceva il sindaco, probabilmente nella collegialità del Consiglio Comunale, delle commissioni preposte, probabilmente a farina ne esce più chianca, per dirla come dice Ciro. Per quanto riguarda il sindaco, io non l'avrei mai fatto quelle affermazioni, sindaco, e non l'avrei fatte per quello che le ho detto poco fa, che in questo momento di tutto c'è bisogno. Poi lei in Camera Caritas, come nuovo gestore, Signor sindaco, la faccio completare. Una volta mi hanno detto, quando io rispetto una persona, se ho da fargli un complimento glielo faccio in pubblico, quando ho da rimproverarlo lo faccio nel privato. Grazie, consigliere Caruso. A facoltà il consigliere Russo, non c'è replica. Basile? Nessuno? Giaccone? Prego, consigliere Giaccone, quando viene il suo turno? No, sono 30 secondi. Prego, consigliere Giaccone. 30 secondi, perché ho poco da dire questa sera. Questa sera posso dire che effettivamente, ascoltando il sindaco, mi è piaciuto in quello che ha detto, e vi posso dire una cosa, mi dispiace che quei signori stasera se ne sono andati, perché stasera di questo consiglio comunale esce sia dal sindaco che sia dalla vecchia che stiamo garantendo il lavoro e 83 persone. Per me la cosa più importante era questa di qua, garantire 83 lavoratori che continuano a lavorare e 83 lavoratori che si portano uno stipendio a casa, oggi come oggi. Per me questa è la cosa più importante. Stasera da questo consiglio comunale, dalla bocca del sindaco, diciamo dal sindaco, la vecchia come assessore, esce che noi garantiamo un posto di lavoro a queste signore. Dove tutti noi, tranne io che sono in pensione, tutti i giorni facciamo ziu ziu per chi a cercare pezzo di salaglio e pezzo di pane. E c'è qua. Quindi stasera è stata di un'importanza enorme per me. Poi la spazzatura lo sappiamo, nei passati, nel 2000, 2010, 2011, quello che è successo. Purtroppo questa è la storia. Per me è importante era quella, garantire il posto di lavoro e un salario che questi possono portare alla sua famiglia. Grazie. Grazie, consigliere Giaccone e consigliere Ricciardelli. Signor Presidente, colleghi consiglieri, signor sindaco, io quando ho chiamato in commissione l'assessore Vecchio, quando ho potuto venire, è venuto, ha spiegato le tematiche dell'aria, le altre tematiche.
se c'è competenza della commissione, noi c'è qualche regolamento, ce l'abbiamo in commissione, noi non facciamo le delibere, il delibero li fa la giunta, il delibero di giunta, poi le delibere di consiglio vengono all'ottava commissione, l'ottava commissione li porta in consiglio. Questo è per precisare quel discorso che poco fa ha fatto il mio carissimo collega Serafino. Io stasera, vedete, stasera qualcuno se n'è andato magari, io poco fa ho detto che è importante, qui non siamo in una sala di riunione sindacale. Perché l'ho detto questo? Che noi non possiamo entrare nella competenza, però io me ne sono accorto, ho chiamato sia il sindaco qualche mese, qualche settimana fa, e sia Castiglione Carmelo, io l'ho chiamata perché c'era il paese che era sporco. Ora, non so, questo, vedetemi, non sapevo, era stato boicottato. Cioè, chi fa questo non fa il suo dovere, il suo lavoro, ma non è competenza nostra di entrare in merito a questo, è competenza della propria azienda che deve prendere provvedimenti se hanno sbagliato gli operatori, giusto? Oppure su questa cosa ci ha giocato, e su questo non è il momento, come dicevo poco fa, su queste cose non si gioca. Possiamo parlare qui dentro di politica, come si deve, se la gestione politica va male, ma non possiamo entrare in merito al servizio dell'operatore. Questo noi non ce lo possiamo permettere, perché possono succedere cose bruttissime. E meno male che stasera, anche se il sindaco ha fatto un ottimo intervento solare, e ha spiegato a noi consiglieri quello che era successo, e io gli dico grazie sindaco per la tua amministrazione che hai fatto in questi 2 anni, di tutto grazie, come hai gestito questo comune. Vi dico grazie sindaco a nome mio e a nome di tutti i concittadini di Mister Bianco. Non è una lisciata e non è niente, è la verità. Poi quando riguarda il... Per favore, consigliere, non è stato disturbato, Foti, poi non... Foti, per favore. Poi non... Quando riguarda l'ADO, quando riguarda i consorzi, signori miei, è una cosa che ci hanno imposto. Non è colpa nostra, non è colpa dell'amministrazione. Io, questo disastro che è stato fatto della politica in generale, non parlo di destra, non parlo di sinistra, è stato una grande delusione e un grande disastro per davvero in questi anni. Proprio un disastro. Se restava come era 12 anni fa la gestione al comune, penso che a quest'ora non c'era lamentele, completamente non c'era lamentele, a quest'ora il servizio veniva fatto, costava di meno ai nostri concittadini perché non c'erano altre spese aggiuntive di altro personale, perché possibilmente ci volevano gli stessi 83 operatori, però non c'erano direttore di lato, non c'erano commissari di lato. Questo è stato, purtroppo è stata una patata bollente che ci abbiamo dovuto sopportare. E adesso vado a concludere, Presidente, e spero che di queste situazioni non se ne creano più in questo Consiglio Comunale. Grazie signor Presidente. Grazie consigliere Licciardello. Matteo Marchese, a facoltà di replica. Grazie signor Presidente. 2 cose brevi, una al signor Sindaco e una all'assessore Vecchio. Al signor Sindaco. Signor Sindaco, io gliel'ho detto più volte e glielo voglio ribadire. Io ho piacere della sua presenza, glielo dico, perché confrontarsi, secondo me, è sempre utile, nel rispetto dei toni, nel rispetto delle modalità e dell'educazione. A me è dispiaciuto che la volta scorsa lei sia andato, perché io ho piacere, glielo dico, che noi, proprio per rispetto del suo ruolo, ma anche del nostro ruolo, del Consiglio, ma anche del nostro, è giusto confrontarsi. È vero che lei sta facendo una scelta che altri non fanno, per carità, glielo riconosco, ma deve riconoscere anche lei, a questo Consiglio, di ascoltare le cose che le dicono, ovviamente nei toni di educazione da un lato e dall'altro, mi permetto di dirle. Questa è solo una cosa che mi sentite. All'assessore Vecchio, assessore, ci sono rimasto male,
forse lei mi conosce poco, le dico la verità, che sa, poche volte mi sono sentito dire lei deve leggersi questa cosa. Io l'appunto gliel'ho fatto perché me lo sono letto, perché lei è l'assessore e lei politicamente quando viene qui, come ha fatto il sindaco, ci deve dire qual è la politica. Non è che io me lo devo andare a leggere, perché io, com'è che ho notato che non c'era il fatto dei sacchetti? Che non era un pretesto, ma siccome questo bando è temporaneo e dopo ne avremo un altro, io devo fare il mio ruolo per i cittadini. E in una gara a ripasso di migliaia di euro, di milioni di euro, 20.000 euro, non si vedevano. Li inserivamo là dentro e magari 10.000 euro saltavano. E se permettete, con 10 o 20.000 euro facevamo un parco giochi o altro, invece di spenderli per i sacchetti. Personalmente, mi permetto di dirle, siccome sono abituato a leggere delle cose, non gradisco questi toni nei miei confronti, proprio perché qui cerchiamo di informarci. Quello che dobbiamo fare noi, giustamente, è fare i consiglieri, tutelare i cittadini e dire ciò che ci piace e ciò che non ci piace. Lei potrà non essere d'accordo o meno, però questo è il mio ruolo e questo intendo fare. Grazie, consigliere Marchese. Sandalocito. Veda, caro sindaco, il ruolo del consigliere, che sia d'opposizione o di maggioranza, è fare delle scelte con molta responsabilità, con senso civico, ma soprattutto nel rispetto della comunità. E questo è quello che io faccio e farò. Non ho niente da eccepire con quello che lei ha detto per quanto riguarda la tutela del diritto del lavoratore. E quindi oggi lei è stato abbastanza chiaro e trasparente nel dirmi che tutelerà i lavoratori. Certamente noi paghiamo e loro devono corrispondere col lavoro. Benissimo. Però è anche vero che una cosa gliela devo dire. Veda, noi paghiamo fino al giorno 30 di giugno alla vecchia azienda. Ok? Mi spieghi allora perché la vecchia azienda ha eliminato, ha tolto, visto che lei, e io lo ringrazio perché si alza la mattina e lavora dall'alba al tramonto, ha eliminato, ha tolto i carrelloni sulla zona commerciale. Per me, e credo che lei come primo cittadino si deve fare avanti, ed è un, se permette, un consiglio, la vecchia azienda va via, rientra la nuova, in quel momento devono essere sostituiti. Io li pago fino al giorno 30 di giugno. Lì stiamo creando dei problemi, caro sindaco. Un'altra cosa. Bene, i cittadini, le dicevo prima, le dicevo poc'anzi, io sto avvertendo, carissimo sindaco, che i cittadini, ma non lo so, sono come scocciati praticamente da fare la differenziata. Veda, lei, lo sto avvertendo, veda, lei sicuramente mi risponderà, non sono persone civili. Bene, non voglio andare avanti nel suo discorso. Io mi sforzo praticamente a dire di differenziare sempre, ma il principio, come lei ben mi insegna a me, della differenzialità è quello di poter risparmiare, perché va a confluire meno rifiuti nelle discariche. Allora, di comune accordo, signor sindaco, possiamo trovare un'alternativa, un escamotage per cercare ancora una volta e per l'ennesima volta, visto che lei l'ha fatto diversissime volte, una strada insieme ai cittadini? Questo è tutto quello che gli chiedevo io. Grazie. Grazie, consigliere Sandalocito, sicuramente ne prenderà atto. Il consigliere Foti. Consigliere Foti, ci è stato fatto l'applauso minore del dottore Caruso, giusto? Dottore Caruso, sì. Ascolta, Presidente. Allora, per ora, allora, casomai di battuglia siamo a posto. Io le posso... La nota di colore, Foti, tu non mi conosci. Io la prendo la nota di colore. Come mi conosci, consigliere Caruso? Le posso garantire che io lo non, so, lo so. Non ho invitato nessuno non a venire. Cerca, non ho so. Invitato nessuno a venire con lo so e ne lo garantisco io. Poi se parliamo di sceneggiate o comunque di richiesta di applauso o di... di necessità di apparire, lei è il principe, perché in tutte le manifestazioni è come Pietro Pipispezzi, lei sta sotto banne, quindi voglio dire, da lei non accetto questo tipo di critica. Fatto questa premessa, rappresenta noi, in qualsiasi caso è come Spezzi, sta sotto banne. L'importante è che il consiglio è sempre presente, e quando parlo del consiglio comunale 30 non era una critica. Prendo, lo so che non è una critica. Era un sono sempre presente perché mi invitano, so quello che devo dire. Anzi, le dico un'altra cosa, e questo è giusto che lo dico. Sono i consiglieri di minoranza che mi certe volte mi aggiornano, guarda Nino, dobbiamo andare là, dobbiamo andare qua. Quindi per lei, per me è un onore. Ma lei lo fa benissimo il suo ruolo. Non per me è un onore. Per rappresentare il consiglio comunale. La mia non era una critica, era una risposta alla sua critica. Non è risposta alla sua formazione. Allora, io inizio la, diciamo, la mia replica, però voglio esprimere la mia amarezza in quanto, signor sindaco,
lei può avere tutte le capacità politiche e amministrative di questo mondo, però io la prego gentilmente di moderare il suo atteggiamento in consiglio comunale, di moderare il suo linguaggio e di moderare il modo di posto nei confronti dei consiglieri comunali. Perché questo modo arrogante di fare o di sminuire la gente dicendo o uschio tu pane, qua siamo tutte persone che il pane ce lo guadagniamo onestamente, perché siamo tutti lavoratori, cosa che lei non ha avuto la fortuna di fare, perché facendo sempre politica ha stato sempre impegnato nei ruoli politici, quindi non ha mai lavorato. Ora sta Navicchiania e nell'età della pensione sta lavorando la mattina, si alza alle 5 e fa quello che fa. Chiusa questa parentesi, io le dico che le auguro 150 anni di salute, ma questo, su questo lo giuro sui miei figli, perché sono un cristiano e un credente, quindi le auguro 150 anni di salute. Ma le auguro, capite, le cacchi in 10 anni, decide, lei l'insanisce e se ne va a casa, giusto? Quello è un altro discorso. Non si preoccupi. A San Giovanni Cavere. C'è il mistero. Ma io mi auguro. Ora, signor sindaco, per favore, grazie. Allora lei non se ne vuole andare a casa? Ho l'impressione che ci sta piacendo. Prego, consigliere Fu, signor sindaco, per favore, si accomodi. Se siete, consigliere Fu. 5 minuti e 100 anni. Per favore. Caro assessore, lei ha esordito dicendo che è voluto intervenire anche se c'era il sindaco, perché molto più a conoscenza dell'argomento, anzi su certi argomenti lei magari non è afferrata per come lui, con lui è il sindaco. La condizione del paese, la polizia perché non c'è. Sto dicendo. Allora, facendo la premessa che lei è l'assessore al ramo, lei dovrà essere impegnata e comunque a conoscenza a lavare perlomeno del sindaco, giusto? Fino a quando lei farà l'assessore. Fatto questa premessa io le chiedo, visto che noi c'è qualcosa che non riesco a capire, giusto? Noi stiamo garantendo, e questo mi fa piacere, premetto che io non ho preso difesa dei lavoratori, io l'ho detto pubblicamente, c'è la registrazione, nel senso io ho detto ci sono gli organi competenti per la difesa degli operatori, va difesa eventualmente diciamo la dignità del lavoratore, perché prima di dire io che uno è un disonesto e perché boicottando fa il disonesto devo avere le prove, comunque se ho le prove lo posso anche denunciare diciamo penalmente, giusto? Però se poi facciamo demagogia e diciamo le cose così concatenare, quello è un altro tipo di discorso. C'è qualcosa che, un passaggio che non capisco, noi stiamo garantendo, e questo le fa onore e ci fa onore a noi, di 83 lavoratori, perché nessuno andrà a casa. Ma dov'è allora il risparmio che stiamo cercando di avere? Nel discorso degli autisti? E là il risparmio? E quando è quantificato, visto che lei ha quantificato anche i costi di benzina, mi dice per cortesia quando è quantificato il risparmio nella differenza tra gli autisti e gli operatori ecologici? Quando sarà? €50.000 l'anno il discorso dei 20 autisti. Diciamo se è così, e io non ho dubbi fino a quando non vedremo le carte, è una cosa che ben venga, ci mancherebbe. Alla fine stiamo garantendo il lavoro degli operatori e quindi è quello che va diciamo garantito. La cosa più importante. Poi a un certo punto il sindaco dice l'azienda prima faceva l'assunzione temporanea a 3 mesi, ha dimenticato di dire l'azienda assumeva gli operatori a 3 mesi e il nome, giusto? Ora, ascolta. Loro dicevano per fare i turni delle ferie, i turni di questa. No, ma ci mancherebbe, per carità. Se domani è vero, perché di 85 come devono fare, ne fa fuori alle 70. Ci mancherebbe, signor sindaco. Non sto a sindacare, anche perché io. Ascolta. Anche perché io. Io non metto in dubbio, io credo, ma. E io credo, e questo me ne assumo la responsabilità perché lo credo io, che più che il boicottaggio da parte degli operatori, se boicottaggio si parla, è più da parte dell'azienda, che giustamente una volta che sta lasciando il servizio probabilmente, quindi credo più in questo, ci mancherebbe. Anche perché ovviamente, e mi voglio allacciare un altro tipo di discorso, ora l'azienda finalmente stiamo togliendo questo conflitto di interessi che c'è stato negli anni, questa anomalia fra chi gestisce la discarica, chi gestiva il servizio, che poi era la stessa proprietà, non dico la stessa persona, comunque la stessa proprietà, è sempre stata un'anomalia, finalmente la stiamo eliminando, giusto? Però è anche vero, signor sindaco, che lei o è a favore o è contro la discarica, ma sempre perennemente, perché mi pare che lei, mi faccia finire il mio discorso, mi pare che lei è un po' un ballerino da questo punto di vista, signor sindaco, perché ci sono momenti di grande non stare muto, mi fa riparare, di grande forza agonistica dove lei si mette contro la discarica, e ci sono momenti di pausa, no?
Ora ovviamente che finalmente si è risolta l'anomalia e l'azienda non è più la stessa di quella che gestisce il servizio. Signor sindaco, io le faccio una domanda chiara. Nel 2009 lei quale ruolo politico aveva, signor sindaco? La mia domanda è questa: nel 2009 lei che ruolo politico aveva, signor sindaco? Qual era il suo ruolo politico? La domanda è questa: nel 2009 qual era il ruolo politico? Era deputato regionale nel 2009. Quali sono le sue azioni o i suoi documenti contro quel decreto nel 2009, signor sindaco? Mi dice quali sono le sue azioni politiche o i suoi documenti? No, non me lo dà la parola, perché mi sgazzo. Ma io non ho detto niente. Non ho parlato. Quali sono le sue battaglie o i suoi documenti prodotti nel 2009 contro quel decreto che decretava l'ampliamento della discarica? Quali sono? Quali sono i documenti? Me li dica. Oppure lei era più impegnato in quel periodo a farsi gli accordi su un'eventuale futura e collaborazione all'amministrativo 2012 a Mister Bianco? Signor sindaco, era questa la realtà dei fatti? Era questa la realtà dei fatti? Quindi dobbiamo essere chiari, perché lei ha volutamente ho la capacità di questo signore di mandarla a casa. Sei uscito fuori zona, Foti, perché non vuoi. Ma non vuoi fare una sua domanda? La domanda è finita ancora. Non ti posso fare parlare. Arrivederci, signor sindaco. Ma non ti posso, è giusto quello che dici. Cioè non puoi continuare così. Foti, tu non puoi continuare così. Ma non puoi continuare. Ti viene a fare domande, ci facevi prima e domani. Ma visto che è maleducato, ma non è maleducato. Che mi dice di imbiccarmi, ma si deve vergognare. Colui che rappresenta 50.000 cittadini che dice a un consigliere che si deve imbiccare, si deve vergognare. È una vergogna. Vedete chi ci rappresenta. Grazie, i cittadini si devono vergognare di avere un sindaco del genere. Grazie, si deve vergognare. Grazie, consigliere Foti. E Usino si vergogna, lei non si vergogna di quello che ha detto. Lei, prego consigliere Russo, ha facoltà il consigliere Russo. I consiglieri che ci devono difendere, che lei non sa quello che dice, che c'è. Prego consigliere Russo. Presidente, mi permetta. Prego consigliere Russo. Noi rispettiamo il sindaco. Finito, avete difeso quello che non dovevate difendere. Presidente, mi scusi, noi rispettiamo il sindaco, è stato eletto cittadino democraticamente, ma lo siamo anche noi. Lui deve avere in mente rispetto per tutti i consiglieri. Sì, ma non è rispetto di consigliere, però lui ha detto delle parole che non doveva dire. Ma che fai? Non sono lì, c'è registrazione. Non è che il consigliere Foti non ha offeso il sindaco, ha fatto delle supposizioni politiche. Ha chiesto nel 2009 se aveva fatto degli atti in seno alla regione. Sì, ma lei doveva fare prima le domande, non può continuare a fare le domande. Lei non può prendere difesa di un sindaco. Ma non c'è, ma chi sta dicendo? Io non prendo. Non le può prendere. Ma lei chi dice? Lei sta dando un numero a consigliere Russo. Io dovevo togliere la parola al consigliere Foti perché stava continuando a fare delle domande che non poteva fare. La discussione è perché le domande erano state fatte, doveva replicare a quello che aveva detto su lei, questo cosa non li sa. Si porta la discussione è un'altra, è sull'offesa, è sulla ma non ce l'ha stato, consigliere Foti su quello che se l'ha dato, a me non interessa, ognuno risponde alle proprie rispetto alle consiglieri. Vedi Scusino, con lei posso dire che non lo vuole. Lei è il nostro presidente, sì, ci deve ma tutelare. Io su questo ho fatto rispetto. Lei che ci posso fare cosa di dire se ne va. Come noi tuteliamo la sua figura, presidente. Certo, mi permetta, presidente. Sì, consigliere, non è come dice lei. Ascolta, perché io le ho dato, io ci ho detto al consigliere Foti, presidente, e c'è registrazione, presidente. Consigliere Foti, non faccia le domande di nuovo, dica la risposta di quello che ha dato il sindaco. È vero che prima, perché voglio che lui parlava e replicava, ci disse faccia le domande, non è come dice lei. Presidente, io ho consigliere, ce l'ho un massimo rispetto, presidente, ma me lo deve dire. Ma non sto parlando di lei. Ah, allora di voi, consigliere. Sto parlando del sindaco. Oh, Ciro, che ci posso fare su Senio io? Ma mi fa parlare, io sto parlando, sono un consigliere, come sto parlando, lei mi deve ascoltare. Lei mi deve ascoltare. Io ho detto, massima stima del sindaco. Ora veniamo, gentilmente. Ora veniamo. Pippo, il segretario non si accomoda. Lo so quello che devo fare, non sono esagerato, non si preoccupi. Se c'è una discussione animata, che ci sono sempre state, non si preoccupi, che i consiglieri abbiamo rispetto molto uno dall'altro. Lei si accomoda e faccia il suo dovere. Presidente, grazie. Il mio discorso non è finalizzato a lei. Non è finalizzato.
Io ho detto, come noi rispettiamo il sindaco in quest'aula, giusto? Potrà avere il suo carattere, per carità, lo comprendiamo, è un siciliano vero, dicalo, però certe frasi vanno limitate nel rispetto dei consiglieri, della persona e della dignità che ognuno di noi ha. Poi il sindaco avrà sbagliato sicuramente, e lei non può prendere difese su una frase assurda detta dal sindaco. Io non l'ho presa la difesa. Sicuramente dettata dal momento di foga, di cosa, per carità. Però, siccome già si è ripetuto questa sera nei confronti anche del consigliere Lucisano, è giusto, gentilmente, che venga richiamato e si ci dica di tenere un comportamento dignitoso nei confronti di tutti, come noi lo teniamo nei suoi confronti. Benissimo. Dai. Allora, Benuto, un attimino così chiariamo le cose con il consigliere Russo, per favore. Io non ho difeso l'azione del sindaco. Io ho detto al consigliere Foti che non poteva fare ancora delle domande che già... No, aspetta, ma è giusto che io le devo chiarire la situazione con i miei consiglieri. Io ho detto al consigliere Foto, non può rifare le domande. Ormai le domande sono state fatte, lei ha diritto di replica e non continuare di nuovo nel fare le domande. L'ho fermato solo questo, poi l'ho accettato il sindaco. Non è, io posso riferire, tanto è vero che io al sindaco l'ho bloccato diverse volte. Ma io questa sera quando parlava il consigliere suo. Caruso, ho bloccato lei, lui e la consigliera, o no? Presidente, ma io non sono. Non ci posso fare, io non fare di nuovo domande. Consigliere Caruso, che mi dici? A me mica non mi fa fare, l'altro consigliere che mi dico? Presidente, io non è che io non sto per carità, l'azione del sindaco sono del sindaco. Io non sto entrando. Non ci posso fare niente. Non sto entrando nella sua direzione lavori. Come le ha diretti i lavori, io sto entrando in ciò che ha detto il sindaco. Basta, ho fatto questa storia. Io l'ho voluto chiarire questo a tutela e nel rispetto di ma tutti io i ci mancherebbe, l'ho rimproverato, l'ho richiamato. Lei l'ha visto che io l'ho richiamato il sindaco, che ci posso fare? Prego. No, lei ha parlato, consigliere Licciardello, mi dispiace. Consigliere Bazzini, lei ha parlato. Consigliere Libertà, non ha dimenticato, se li appunte le prossime. Consigliere. Lei non può parlare, c'è il consigliere Basile. Mi devo associare al vostro consigliere, non può parlare. Grazie, va bene. Prego, consigliere Basile. E lei lo diceva dopo. Ma perché non lo dicevo dopo? Non sono più calmo. Lei non può parlare. E allora prima come ha parlato? E lei ha parlato prima e si deve stare zitto. E come sa fare? Grazie Presidente. E chi è? Io mi rammarico solamente perché questa sera non siamo riusciti a chiarire con gli operai dell'Oikos la situazione, perché c'è stato naturalmente questo abbandono improvviso dell'aula. Io penso che qua stasera non erano rappresentati quei lavoratori che hanno causato i disservizi, perché quelli sicuramente sono rimasti a casa, non sono venuti qua. Qua sono venuti quegli altri che probabilmente nulla avevano a che fare con questi disservizi e che, poveretti, hanno solamente subito l'iniziativa di alcuni colleghi. Pertanto io sono rammaricato per questo, perché loro fossero rimasti in aula, avrebbero sicuramente capito la situazione e avrebbero anche preso diciamo posizione nei confronti dei loro colleghi che tanto danno hanno causato. Pertanto io dico, bisognerebbe in altro luogo chiarire la posizione, perché non si può andare sempre muro contro muro, amministrazione contro gli operai contro l'amministrazione, contro i cittadini contro gli operai, eccetera eccetera. Pertanto è bene che si chiarisca il tutto in altra sede. Ripeto, bisognerà prendere delle iniziative in proposito, perché l'esasperazione, le denunce non portano a nulla di buono. Io penso che il dialogo sia necessario a tutti, anche perché questi operai li dobbiamo assumere con l'altra azienda, saranno gli stessi che dovranno continuare il servizio. Quindi operai col dente avvelenato, con malavoglia di lavorare perché si sentono magari perseguitati eccetera eccetera, non porta nulla di buono. Io penso che sarebbe importante anche il Presidente del Consiglio che prenda un'iniziativa nei confronti dell'amministrazione, del Consiglio Comunale, che si faccia un atto di appacificazione, riappacificazione, come si suol dire, perché noi abbiamo bisogno di questi operai. Sono persone
bisogna trovare, scovare le mele marce, quelli che hanno causato tutto ciò, e cercare di prendere dei provvedimenti. Grazie. Grazie, consigliere Pasini, però le ricordo che non è compito di questa amministrazione, di questo consiglio, andare a scoprire le mele marce, o no, consigliere. Io ascolta, fammi dire questo, un minuto Pippo, state fermo. Minuto, ho capito. No, le mele... Allora io dico questo, noi abbiamo una commissione che si occupa del servizio tutto, e incomincia a muoversi attraverso la presidente della commissione, la gente della commissione, invitando l'assessore, invitando, conoscendo ora i nuovi dirigenti, e per vedere questa situazione che oggi si è venuta a creare qua dentro. Quindi il presidente della commissione si mette in movimento per cercare di incominciare a capire, perché così disguidi la prossima volta non ce ne saranno, perché questo e basta. Grazie signori consiglieri, ringrazio i vigili urbani, ringrazio il pubblico qui presente in aula, ringrazio i consiglieri tutti, mi dispiace, lo ripeto, per poco fa con l'azione del sindaco che non mi aspettavo neanche io. Il consiglio lo sospendo a data da destinarsi. Grazie, lo